volevo provare a chiederglielo. Ah, bravo, vediamo. Ministro, i colori sono sempre due però, arancione e rosso, il giallo non lo si mette per fare, diciamo, per dare ragione a Salvini che lo chiede con insistenza. La situazione della pandemia nel nostro paese è ancora grave, ci vuole la massima attenzione ed è compito delle istituzioni proteggere la salute dei nostri concittadini e quindi continueremo col piano di vaccinazione, che è l'unica grande nostra possibilità di uscire in maniera molto veloce da questa pandemia. Niente giallo? Speriamo di raggiungere in poco tempo i 500.000 vaccinati al giorno. Non c'è il giallo, quindi né un meccanismo di una revisione a metà mese, come chiede. Io credo che in questo momento qua l'unica nostra pensiero sia sulla salute dei nostri concittadini. È l'unica riflessione che dobbiamo fare in maniera comune da parte di tutti quanti i partiti. Informazioni di servizio. Grazie, si parla anche di un nuovo decreto sostegni per il turismo? Perché la richiesta di Garavaglia. Abbiamo stanziato adesso 32 miliardi di euro, in cui vi sono importanti stanziamenti anche per la parte invernale, con 700 milioni di euro. Cercheremo di verificare la situazione nelle prossime settimane per quanto riguarda nuovi sostegni a questo comparto che è stato pesantemente colpito, ma non è l'unico. Tutte le attività commerciali, ristorazioni. Quindi la risposta è no, mi pare no sul giallo e no su ulteriori fondi. Alessio? Grazie Luca. Non soltanto Salvini, anche Tajani, quindi Forza Italia, chiede di fare una verifica, un check a metà aprile per verificare se inserire eventuali zone gialle prima di maggio. Allora, nel frattempo, adesso capiamo cosa succede.